Saluto gli amici della Wisp, eh, mi scuso per non essere con voi, ma proprio questa mattina riapriamo, eh, dopo pochi anni dai drammatici terremoti del 2012, la splendida Cattedrale di Carpi con il Segretario di Stato Vaticano Parolin e con tutte le autorità del territorio e ne andiamo orgogliosi perché riapre più bella, più forte di prima in una terra che sta reagendo e ha reagito alla grande al dramma che ha vissuto soltanto pochi anni fa. Eh, avrei voluto essere con voi per salutare, ringraziare e abbracciare Vincenzo Manco, lo dico da, in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni, per l'ottimo rapporto che abbiamo avuto con la WISP su tutto ciò che attiene allo sport e una possibile sua riforma, fatemelo dire però anche mettendomi la giacca da presidente della Regione Emilia-Romagna per il rapporto che abbiamo avuto in precedenza e soprattutto per il rapporto che abbiamo costruito a partire dalla recentissima legge regionale sullo sport che dovrà adesso essere approvata in Assemblea legislativa, la quale la Wisp, saluto il presidente rieletto Mauro Rozzi, ha dato un contributo importantissimo, una legge che abbiamo voluto insieme a tutte le componenti dello sport, a partire dagli enti di promozione sportiva e fatemi dire che sosteniamo, sono convintamente eh, sostenitore della campagna che nel CONI state facendo per chiedere trasparenza e tracciabilità dei dati di tutti gli enti di promozione sportiva. Eh, abbiamo voluto una legge sullo sport perché lo sport non è solo competizione, non è solo motricità per quanto importante perché aiuta a... Eh, Creare la condizione per cui i corretti e sani stili di vita sono anche il primo contributo eh, per evitare malattie o problemi come ad esempio l'obesità nei bambini, ma soprattutto io penso che abbiamo bisogno di considerare lo sport come fattore sociale, di coesione sociale. Cosa sarebbero le nostre comunità? senza impianti sportivi, senza società sportiva, senza tanti volontari negli enti di promozione sportiva che permettono ai nostri figli, ai nostri nipoti, a noi stessi, ai nostri genitori, agli anziani di poter svolgere un'attività sportiva. Lo dico in una terra, l'Emilia Romagna che ha... Molto più della media nazionale di praticanti, ma questo è dovuto alle tante opportunità che vengono eh, offerte. Per finire, siete una parte rilevante del terzo settore, abbiamo firmato un patto per il lavoro insieme non solo alle parti sociali del lavoro, dell'impresa, delle banche, delle Camere di Commercio, eh, dei comuni, delle province, ma anche con il forum del terzo settore, perché è una componente essenziale nel mondo di oggi e infatti quel patto per il lavoro è diventato, lo dico salutare, Don Ciotti anche il patto per la legalità contro tutte le mafie perché la lotta per la legalità e contro le mafie deve essere una precondizione per chiunque voglia fare politica e impegnarsi in amministrazione. Buon congresso e tanti saluti.